Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Buongiorno, oggi 17 luglio, Sant'Alessio, auguri. A Roma il sole sotto alle 4.51 e tramonta alle 19.42 ora solare, a Milano alle 4.51 e tramonta alle 20.07. Proverbio di oggi: di luglio è ricca la terra, ma povero il mare. Accade oggi, in questo giorno del 1897, inizia la corsa all'oro quando i primi cercatori arrivano a Seattle, Washington. Nel 1902 Will Havilland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. Nel 1918, il 17 luglio, legato alla rivoluzione russa, i bolscevici giustiziano lo zar Nicola II di Russia e la sua famiglia, che verranno poi seppelliti 80 anni dopo. Nel 1955 a Los Angeles, inaugurazione di Disneyland, il primo parco divertimenti a tema. Il 17 luglio 1975 una navetta Apollo americana e una Soyuz sovietica si agganciano in orbita, segnando il primo aggancio tra velivoli spaziali di due nazioni diverse. Nel 1976, in occasione della cerimonia di apertura della 21esima Olimpiadi di Montreal, in Canada, la televisione italiana iniziano le trasmissioni sperimentali di programmi a colori, per le quali viene scelto il formato PAL. I nati di oggi: Camilla Parker Wallace, Angela Merkel o Angela Merkel e Milva, che avrebbe compiuto gli anni. Mentre ci lasciano, nel 1959 Billie Holiday, il vocalist jazz, nel 2019 Andrea Camilleri, scrittore e regista, nel 1928 Giovanni Giolitti, statista italiano. Il tiranno più amato è quello che punisce per una sua esclusiva ragione, la ragione che riguarda la propria esistenza, lo diceva Ennio Flaiano. E con questo noi concludiamo il nostro almanacco. Come sempre un saluto da Gino Comentale, torniamo domani. Ciao, buongiorno. L'almanacco torna domani.